Ciao a tutti amici di BCTV, la prima cosa che dobbiamo dirvi è grazie, grazie perché nelle ultime 2 settimane i numeri delle visite al sito www.bcbg sono nettamente aumentati. 2 settimane fa abbiamo registrato il massimo di 3.700, qualcosina di più, e abbiamo calcolato che è un aumento insomma, del 20% in più rispetto all'inizio della stagione, raddoppiato rispetto all'anno scorso. Cosa vuol dire? Vuol dire che pare che la formula funzioni e funziona perché dopo tutto abbiamo chiesto a voi come cercare di migliorare questa trasmissione. La strada da fare è ancora molta e l'unico modo che conosciamo per ringraziare e cercare di migliorare è appunto quello di introdurre nuove cose. Una delle cose che vorremmo introdurre è il sito www.bctv.it. Questo nuovo sito andrà online in occasione dei campionati italiani giovanili di Boario, quindi tra circa 3 settimane. Avrà una piccola idea, molto semplice, molto, molto se vogliamo nuova, e credo che sarà davvero un'idea che gli appassionati di ciclismo raccoglieranno sicuramente. Ma il modo di ringraziare, come al solito, è anche quello di preparare una puntata, come sempre, ricca, ricchissima di immagine. Ma prima di lanciarci in questa puntata, devo ovviamente salutare Giorgio Torre. Ciao Giorgio. Ciao Valerio e buonasera a tutti gli amici a casa. Allora, Giorgio, abbiamo detto puntata ricchissima di immagini, avremo 9 servizi. Da cosa cominciamo? Beh, iniziamo da quello che è un po' il piatto forte, direi, di questa settimana. In Trentino, in Val di Sore, c'era la Coppa del Mondo di Mountain Bike. Per noi è stato là Roberto Amaio, che è il nostro, diciamo, uomo del fuoristrada, ha seguito le gare del sabato, quelle più attese del cross country. C'erano in gara sia le categorie junior, gli under e gli elite maschili e femminili. Per l'Italia è stato, direi, un sabato davvero molto importante. Magari qualcosa in meno è arrivato dai professionisti, dalle categorie elite, dove ci si attendeva soprattutto qualcosa da Marco Aurelio Fontana, da Eva Lechner, che ben si erano già comportati anche nelle prime prove di Coppa. Una giornata, non direi storta, ma non al massimo dei livelli, mentre grandi risultati sono arrivati Quindi dai mi stai giovani. dicendo che il settore giovanile sta un po'. Abbiamo un settore giovanile che probabilmente potrà far bene in futuro, così a colpo Beh, direi d'occhio. proprio di sì, diciamo che dei segnali importanti erano già arrivati nelle settimane passate. Questa prova in Val di Sole, tra l'altro anche molto impegnativa proprio da un punto di vista del tracciato, ha detto che sta crescendo un movimento importante per la mountain bike italiana. Due ragazze da junior sul podio, due ragazzi under 23 sul podio, Bertolini anche lui sul podio tra gli juniores, direi che forse meglio di così non ci si poteva aspettare. Tantissimi altri servizi, tanti servizi anche qua. Noi siamo BCTV, trasmette da Video Bergamo, canale 85 digitale terrestre, e di solito si parla di ciclismo bergamasco, ma anche lombardo. Ci sono stati dei campionati lombardi. Sì, faremo vedere poi le immagini del campionato Lombardo Juniores che si è disputato proprio in provincia di Bergamo ad Albano, vittoria di Lorenzo Rota, l'avranno visto i nostri amici appassionati. Poi avremo altre immagini, la gara allievi di Casazza, le due gare esordienti che si sono disputate a Capriate San Gervasio e poi abbiamo anche le donne, vero Valerio? Sì, le donne sono andato a vedere un po' un attimino cosa è successo nella gara junior di Sarnonico. Era l'ultima gara prima dei campionati italiani che ci saranno in provincia di Varese, saranno settimana prossima. Ovviamente saremo lì. Tra l'altro vi suggerisco di andare a vedere online un video, non è un nostro video, ma guardatelo comunque. È realizzato da Flaviano Ossola, c'è Ivan Basso e Valentina Carretta che presentano com'è il percorso delle donne junior e delle donne professioniste. Un percorso nervoso, interessante. Cosa ha detto questa gara di Sarnonico? Beh, ha detto che la donna più in forma del momento è Natascia Grillo. C'è da ricordare però che le ragazze della nazionale erano ancora in ritiro a Livigno, quindi bisogna prendere un po' con le molle questi risultati, bisogna cercare di capire che cosa accadrà davvero. Sarà un campionato italiano, secondo me, molto aperto, anche se chi lo sa, il campionato italiano è sempre È sempre. molto, come dici, si può dire, balordo. Ecco, poi abbiamo visto la gara allieve di Arco, è arrivata una bella volata, non vi dico chi ha vinto, insomma, tantissime immagini. E poi parlavamo prima di campionato regionale, faremo vedere anche il campionato regionale di BMX che si è disputato sulla BMX Zone di Bergamo e poi ancora fuori strada, davvero un'ampia pagina questa settimana di mountain bike con la 1000 Grobbe Bike Challenge con il pezzo forte della 100 km dei Forti.
Questi tutti i servizi che andremo a vedere questa sera abbiamo deciso di presentarli in questa maniera, così che adesso voi potete mettervi comodi, guardarli tutti uno dopo l'altro, non ci saranno le consuete rubriche, perché ci piace pensare che il ciclismo è meglio mostrarlo, raccontarlo piuttosto che spiegarlo, magari fare qualche polemica o criticare. Questo è BCTV, questi sono tutti i colori del ciclismo, allora possono partire i servizi. Un fine settimana del genere, il movimento italiano delle ruote grasse lo aspettava da una vita. A far sorridere non è solo il ritorno dopo 2 anni della Coppa del Mondo Cross Country in Val di Sole, con quasi 1000 atleti a sfidarsi nell'Eliminator, nel Downhill, nel Four Cross e nella XCO. Sono i risultati a portare in orbita i colori azzurri a una sola settimana dall'Europeo di Berna. 3 argenti e 2 bronzi raccolti nelle 6 gare disputate. Un evento più unico che raro per una nazione che da alcuni anni, in Coppa del Mondo, si affidava agli squilli di Marco Aurelio Fontana, Eva Lechner e dell'Under 23 Gerhard Kirschbaumer. Il merito di questo risultato è di Daniele Braidot, Nicola Spettinà, Gioele Bertolini, Emily Collomb e Greta Weithaler, ma più in generale di un vivaio che, finalmente, sta sfornando elementi su cui puntare per il futuro, anche a livello internazionale. Certo, anche le rose hanno le loro spine, e le notizie meno positive giunte dal weekend di gare di Comezzadura riguardano le prove elite, dove all'Italia è mancato l'exploit, soprattutto in campo femminile. Dopo le prime 2 ottime apparizioni in Coppa del Mondo, Eva Lechner non è riuscita a confermarsi in casa, fermandosi al 13° posto nella gara vinta dalla slovena Tanja Zachely, autrice di una strepitosa rimonta nel finale ai danni di Caterina Nash. Decisamente meglio andati in ambito maschile. Se tutti i riflettori erano puntati sul duello stellare tra Julien Absalon e il 2 volte campione del mondo Nino Schurter, con quest'ultimo capace di imporsi lo sprint, in 12ª e 13ª posizione si sono piazzati gli ottimi Gerhard Kirschbaumer e Andrea Tiberi, mentre Marco Aurelio Fontana ha chiuso 7º, ancora un po' lontano dai primi, ma comunque in costante crescita. Sai, la condizione è in crescita, ho dimostrato di correre bene intelligentemente, sicuramente sono ancora un po' lontano dai primi, specialmente dai primi 2. Direi di puntare forte al mondiale, anche se ci sono altre 3 gare di coppa, c'è l'europeo, ci sono tante chance, bisogna sfruttarle tutte. Ma a portare in alto l'Italia sono stati gli Under 23 e gli Junior. Tra gli Under 23, i ragazzi della Forestale non hanno deluso. Daniele Braidot e Nicola Spettinà sono riusciti a concludere la loro prova sul podio, subito dietro al tedesco Markus Schulte, regalando alla loro squadra le prime medaglie dell'anno in competizioni internazionali. Monologo di Jana Belomoine invece tra le ragazze, con Marta Pastore, 16ª e prima delle azzurre. Era un appuntamento che ho preparato fin da inizio stagione. Ci contavo far bene in casa, sono venuti tutti a vederci. Peccato per mio fratello che è caduto ieri in allenamento, sennò se la sarebbe giocata anche lui. Addirittura 3 medaglie sono arrivate invece dalle 2 prove della categoria junior. In campo femminile, nonostante la vittoria sia andata alla russa Olga Terentieva, il CT Palluber può sorridere grazie alle prestazioni della campionessa italiana Emily Collomb e di Greta Weithaler, che in volata si sono contese le piazze d'onore. E nell'ordine d'arrivo figurano anche i nomi di altre 2 azzurre, le bergamasche Chiara Teocchi, 6ª, e Serena Tasca, 8ª. Ho fatto tutta la gara con la mia compagna di squadra, Greta Weithaler, anche lei italiana, e quindi diciamo che non ero sola e ci siamo un po' tirati il collo a vicenda ed è stata veramente, veramente un'emozione fantastica. A perfezionare il bottino azzurro ci ha pensato poi nell'ultima gara di mountain bike del weekend lo junior Gioele Bertolini, che, giungendo 2º alle spalle di Samuel Gaze, si è regalato il 1º podio in Coppa del Mondo della sua giovane carriera. Come dite, manca la vittoria. Vero, ma con queste premesse il bersaglio grosso potrebbe arrivare presto, magari già nell'ormai prossima rassegna continentale in Svizzera. La settimana prossima ci sono gli europei e diciamo sì, vediamo come va. Dopo averla sfiorata nelle ultime stagioni, con 2 secondi posti alle spalle di Edoardo Cerede e Nicola Bagioli, domenica ad Albano Sant'Alessandro Lorenzo Rota è tornato in possesso della maglia bianca che contraddistingue il campione regionale. Il portacolore del team immobiliare Aurea di Zanica ha spezzato il tabù imponendosi sul traguardo del 28° trofeo Vittorio Giorgio alla memoria, gara valida come campionato lombardo della categoria Juniores. E lo ha fatto al termine di una grande prova di forza, sua e di tutta la squadra.
I ragazzi guidati da Paolo Valotti, infatti, non solo sono stati capaci di incattivire la corsa nelle 5 tornate sul Colle di Pasta, ma sono riusciti anche a piazzare al secondo posto il combattivo Pietro Androletti, che, con il portacolore del Team Giorgi Eros Colombo, alla fine terzo, è stato uno dei protagonisti di giornata. Una giornata che i 148 partenti ha regalato un caldo torrido e, soprattutto, un percorso esigente caratterizzato da 5 GPM negli ultimi 60 km. Dopo qualche tentativo in pianura, le prime schermaglie tra i big si sono scatenate nella quarta delle 5 ascese al Colle di Pasta. 8 gli attaccanti: Moschetti, Vanelli, Martinelli, Farimbella, Prandini, Bonfanti, Androletti e Colombo. Ma a risultare decisivo è stato l'ultimo giro. Se davanti Androletti e Colombo dimostravano di avere più birra staccando i compagni di avventura, dietro si assisteva al poderoso affondo in salita di Lorenzo Rota, capace di riagguantare i fuggitivi una manciata di chilometri dal traguardo e, anche grazie al gioco di squadra del compagno Androletti, di involarsi da solo verso la sua sesta vittoria stagionale. Il tutto a una settimana dal campionato italiano di Appiano Gentile. È stata una vittoria davvero di squadra oggi. Abbiamo fatto primo e secondo, penso che meglio di così non si poteva fare. Abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra, soprattutto grazie alla direzione del nostro DS Paolo, e oggi siamo davvero felici. Una maglia bella, importante, e adesso si pensa anche a un'altra maglia. Sì, domenica scorsa abbiamo vinto il campionato provinciale con Ravanelli, oggi abbiamo vinto il regionale e domenica c'è l'italiano, lì è tutta un'altra gara. Non è un percorso che ci dice molto a noi, però vabbè, ci proveremo lo stesso. Che andasse come una moto lo aveva già dimostrato in questi ultimi 2 mesi e mezzo, e domenica Sergei Rostovtsev ha confermato il suo stato di grazia imponendosi anche nel 18° trofeo Comune di Casazza. Il russo della Valseriana Albino ha colto la sesta perla stagionale superando in uno sprint ristretto Giacomo Cretti, Giovanni Minari, Massimo Fieni e Giovanni Montini, con cui si era avvantaggiato lungo le rampe del muro del Castello di Mologno, lo strappo 2 km dal traguardo che da 2 edizioni decide la corsa organizzata da Luci Casazza. Nonostante i generosi tentativi da lontano di Bombelli, Bani, Locatelli, Iazcu, Caiati, Abrami, Ragnoli, Brescianini, Pedrali e di Dario Giustacchini, i giochi per la vittoria si sono decisi lungo i 550 metri in salita dallo strappo finale. Sulle rampe al 15% di pendenza, il più brillante è apparso Giacomo Cretti, il quale è transitato per primo al GPM mettendo la frusta a tutti i suoi rivali, compreso Rostovtsev, a cui, tuttavia, sono bastati 1000 metri in discesa per recuperare le forze e riuscire a imporsi nello sprint ristretto, precedendo proprio il corridore del team Bar Blanco, il bresciano Giovanni Minari, Massimo Fieni e Giovanni Montini. Se il nome del vincitore è una conferma di questo inizio stagione, segnali di continuità sono arrivati anche da Niccolò Brescianini e Elia Pedrali, ancora una volta piazzati e tra i protagonisti della gara. Tra le belle sorprese, oltre a Giacomo Cretti, da segnalare anche Stefano Frigerio, decimo e al suo secondo piazzamento stagionale. Applausi e complimenti, solo questo merita la straordinaria azione firmata dal mantovano Pasquale Giordano della Mincio Chiese, splendido vincitore solitario sul traguardo di Capriate San Gervasio al termine di una bellissima e coraggiosa azione. È toccato ai 63 atleti esordienti del primo anno aprire l'edizione numero 41 della Targa Don Nazario Villa, classico appuntamento organizzato dalla società ciclistica Ceramiche Pagnoncelli. 32 km disegnati su 3 tornate di un circuito a 8, c'è anche un leggero strappo e il ritmo di corsa si fa subito sostenuto. Alla fine del primo giro arriva il primo vero tentativo di allungo operato da Enrique Bettinetti della Mazzano, ma per lui non c'è molta libertà. Decisamente più fruttuosa, qualche chilometro più avanti, l'azione di Pasquale Giordano che se ne va di buona lena, spinge forte sui pedali e prende il largo. Lievita il vantaggio con l'approssimarsi dell'arrivo, supera il minuto ed evidentemente dietro hanno gettato la spugna. Non è nuovo ad azioni di questo genere il corridore di Castel Goffredo, così aveva già vinto quest'anno nel Modenese e si ripete in terra bergamasca con questo splendido assolo che gli vale la seconda vittoria della stagione. Ho aspettato il momento giusto per partire, era partito un ragazzo in fuga, quando l'abbiamo ripreso il gruppo ha rallentato e allora ho deciso di partire e ce l'ho fatta. Il gruppo arriva al traguardo con un ritardo di 1 minuto e 23 secondi e la volata per il secondo posto è vinta dal campione bergamasco Andrea Berzi della Bolgare su Federico Mazzotti della Mazzano, poi Chiodini, Gatti, Martina Fidanza, Tironi, Cattaneo, Pasta e Pianetti. Da
Dopo gli esordienti del primo anno, anche i ragazzi della classe 1999 di scena a Capriate San Gervasio per la 41esima targa Don Nazario Villa. In questo caso il pronostico è stato rispettato. Arrivo in volata e vittoria del super favorito Michele Gazzoli dell'Aspiratori Otelli. Sesta vittoria della stagione per lui. Alla partenza si schierano 62 atleti. La regia organizzativa è sempre della società ciclistica Ceramiche Pagnoncelli, di patron Paolo Pagnoncelli. Identico anche il circuito, ma in questo caso sono 4 le tornate da effettuare. Dopo una prima fase tranquilla, con il gruppo che resta sempre compatto, a metà del secondo giro prova a prendere un po' di vantaggio Matteo Fantoni, alfiere di casa della Pagnoncelli. All'inizio del terzo giro prova ad allungare addirittura il bresciano Michele Gazzoli della Otelli, ma è un pesce grosso e quindi non gli viene concesso troppo spazio. Poi si fa vedere anche Simone Persico dell'Albano. Ancora attacchi nel finale, ma in meno 2 km dalla conclusione il gruppo torna compatto. Epilogo in volata e prepotente a centro strada esce lo sprint di Gazzoli, che si lascia alle spalle Lorenzo Davini dell'Albano e terzo Alberto Marini della Grafica e Zorzi. Poi a seguire Castelli, Biffi, Putti, Fiorina, Garioni e Piantoni. Queste le parole del vincitore. Sì, questa volata è stata molto incerta, l'abbiamo presa veramente veloce, pur essendoci la salita prima, è partito uno ai 400 metri, sono uscito ai 250 metri e ho dato tutto, sono veramente felice. Mi sono preparato fin da gennaio per l'italiano, campionato regionale, e lì do tutto. Due successi in 8 giorni, il terzo stagionale, ed ecco servito il nome più caldo del momento, quello della emiliana Natasha Grillo, che anche a Sarnonico, così come aveva fatto a Osimo Stazione una settimana fa, vince in volata lasciandosi alle spalle la under Ilaria Sanguinetti della B-Pink e la compagna di squadra della vecchia Fontana Nicole Dal Santo, che curiosamente inanella il terzo secondo posto stagionale tra le junior. Ahimè, ritmo blando sullo splendido percorso in Val di Non. I chilometri sono 68, gli strappi, pur se non impegnativi, sono molti, eppure, così come sta succedendo praticamente in tutte le gare della stagione, le fughe faticano a decollare. Particolarmente frizzanti le ragazze dell'Eurotarget, con le sorelle Balducci sempre all'attacco, così come l'Orobica Maffei, ma nulla da fare. Da segnalare anche la lungo finale di Linda Baronchelli, che è meno 5 dal traguardo, prova a partire in compagnia di Sara Wackerman della Valcar PBM, ma nulla da fare, si arriva tutti insieme con un gruppo che conta ormai 31 atlete. Nello sprint finale non c'è storia, Natasha Grillo vince facile su Sanguinetti e Dal Santo, poi a seguire arrivano Dal Pozzo, Balducci, Coffinardi e quindi completano l'ordine d'arrivo assoluto da Porto, Wackerman, Gassner e Micheletto. Ma andiamo a sentire le parole dell'atleta più in forma del momento, Natasha Grillo. All'inizio ero un po' stanca, non avevo le gambe, infatti ero sempre dietro, non ce la facevo, poi dopo negli ultimi giri ho iniziato a riprendermi un po' e sono riuscita a fare la volata. Ormai siamo a meno di una settimana dal campionato italiano, un pensierino ce lo fai. Speriamo, bella corsa, speriamo di far bene. Se nella gara lieve di Arcade l'arrivo in volata era facilmente prevedibile in virtù di un percorso completamente piatto con infiniti rettilinei, meno scontato è stato l'andamento di una gara assolutamente avvincente a partire proprio dall'arrivo. Vince al fotofinish Jessica D'Alto del Giorgione Rosa, che per poco non cade nel più classico degli errori, quello di alzare le mani con troppo anticipo. Infatti, per questione di millimetri, per poco non si fa beffare da Miriam Vece della Valcar PBM, che sopraggiungeva a velocità doppia. Dopo un inizio quieto si accende la corsa al quinto dei 10 giri previsti. Provano ad andare in fuga a testa bassa Anna Faoro e la campionessa italiana ciclocross Rachele Barbieri della Forlivese, fresca vincitrice del campionato emiliano regionale di cronometro. Il passo è buono, la grinta tanta, ma il percorso di Arcade con quei rettilinei che non ti fanno mai sparire dalla visuale del gruppo non lascia scampo alle fuggitive. Vantaggio massimo 20 secondi, poi il gruppo, trainato dalla Valcar PBM, non lascia spazio. Nell'attimo del congiungimento prova a partire in contropiede la dominatrice stagionale a cronometro Lisa Morzenti, vincitrice anche nella crono di Scorzè su Persico e Balsamo, ma nulla da fare, si arriva in volata. Sofia Bertizzolo del Giorgione Rosa, poi giunta terza, lancia la volata, la compagna Jessica D'Alto vince per un niente sulla Vece. Prima vittoria stagionale per lei contro velociste del calibro di Vece, Alzini e Balsamo, e soddisfazione immensa in casa Giorgione Rosa, a segno anche tra le esordienti grazie ad Alice Favrini, vincitrice
invece su Elena Pirroni e niente meno che sulla campionessa italiana Letizia Paternoster. Ma ecco l'emozione della vincitrice, l'allieva Jessica D'Alto. La mia compagna di squadra, Sofia Bertizzolo, mi ha portato fuori ai 200 metri e abbiamo fatto un treno fantastico. Infatti lei è arrivata terza. Abbiamo alzato le mani in tre e non si sapeva chi aveva vinto e alla fine ho vinto io. La prima vera domenica di sole e di caldo estivo ha fatto da cornice al campionato regionale lombardo BMX, organizzato la scorsa domenica sulla BMX Zone del comune di Bergamo dal team Le Marmotte Loreto. Oltre un centinaio di piloti di tutte le categorie, dai giovanissimi agli agonisti, si sono sfidati sulla pista bergamasca, regalando grande spettacolo al numeroso pubblico presente. In palio c'era il secondo trofeo, Stefano Neri. La squadra di casa ha subito esultato per il primo titolo messo in bacheca dal rampante G1 Luca Magni e poi tra i Master 30-39 con Fabio Limonta. Giornata da incorniciare anche per l'altra formazione aerobica, la Caravaggio Offroad, che ha conquistato ben 7 titoli regionali, con l'elite argentino Maurizio Gelusini che ha messo in fila la coppia di casa composta da Luca Virdis e Marco Cassanelli nella gara più attesa della giornata. Poi con il G5 Mattia Borali, la Junior Ester Gatti e gli allievi Pietro Fenaroli e Miriana Carioli e con gli amatori Jonathan Gianandrea e Ignacio Douglas. Nelle altre principali categorie giovanili segnaliamo i successi dello Junior Fabrizio Moretti della BMX Ciclistica Oggiatese e l'esordiente Alessio Budelli dell'Audace Sportiva Vesnate. Una giornata ben riuscita, con piena soddisfazione dagli organizzatori. È tutto veramente ottimo, veramente bello. C'è qua un bel gruppo di ragazzi, tanta gente. La pista, come al solito, abbiamo veramente delle persone stupende che si impegnano per settimane ma preparano qua un bello spettacolo. Penso che venire a correre a Bergamo sia ormai una tradizione, ma anche di trovare un ambiente sereno, tranquillo, bello. La gara sta andando abbastanza bene, anche se purtroppo subito si è fatto male il nostro Andrea Passiti questa mattina nelle prove, però speriamo che non sia niente di serio, adesso stanno facendo un trattamento in ospedale. Per il resto tutto bene, ragazzi ci sono tanti ragazzi nuovi che hanno appena iniziato quest'anno e quindi vediamo un attimino di fare qualcosa di bello per loro che si possano divertire. Mille Grobbe Bike Challenge, una 3 giorni all'insegna della mountain bike sugli altipiani trentini di Folgaria, Lavarone e Luserna. Spettacolo, adrenalina, agonismo e grandi protagonisti, un appuntamento tra i più attesi del panorama dell'off-road nazionale. Si è cominciato venerdì 14 giugno con la Lavarone Bike, davanti subito gli atleti della Silmax Cannondale, Schleg, Palumber e Porro, a dettare il ritmo della selezione. Da dietro, nel finale, rinviene sulla testa anche Efren Bonelli, e Schleg a vincere però davanti a Bonelli e a Palumber, più indietro lo sfortunato Porro, quarto, con la gomma posteriore afflosciata da un chiodo. In campo femminile, dominio assoluto della vicentina Anna Ferrari dell'Adventure and Bike. Il copione a lunghi tratti si ripete anche il giorno successivo nella Nosellari Bike, anche in questo caso è il trio della Silmax Cannondale ad accendere la miccia. Poi sulla salita di Vezzena prova l'allungo Palumber, che guadagna una 30 secondi, ma una foratura rischia di compromettere tutto. Solo l'aiuto dei compagni di squadra e la ruota prestata da Schwelg gli permettono di tornare davanti. Si decide tutto in volata con il successo di Palumber su Bonelli e Porro. Sul fronte femminile si conferma imprendibile Anna Ferrari al secondo successo in 2 giorni. Gran conclusione domenica con l'attesissima 100 km dei Forti con 1500 biker pronti a cavalcare lungo le due varianti di 92 e 57 km tra gli splendidi scenari trentini. Al via i migliori esponenti del pianeta Gran Fondo, il duo della Tix Active Bianchi, Leo Paez e Tony Longo con il tricolore Ragnoli alzano il ritmo gettando le basi per la fuga, approfittando anche di qualche sfortuna di troppo dei loro avversari. La corsa è decisa sull'ultima salita verso Passo Sommo, il colombiano Paez sferra l'attacco decisivo, dietro Ragnoli e Longo, poi tutti gli altri. Chiara la soddisfazione di Paez. La mia 4ª vittoria e l'altro giorno guardavo un po' indietro gli anni che avevo vinto 2006, 2007, 2009 e oggi ancora e speriamo continuare così. Adesso c'è gara importante come sarà ronda e mondiale, speriamo che anche lì la gamba vada bene.
La prova femminile marathon ha visto la ticinese Sofia Pezzati dominare il campo, infliggendo grossi ritardi a Lorenza Menapace, seconda, e Lorena Zocca, terza. Nella variante classic, i vincitori sono stati l'altoatesino Johan Paluber e la trentina Deborah Koslop. Proprio Paluber con Anna Ferrari conquistano la classifica finale della Mille Groppe by Challenge. E come consuetudine vi diamo anche notizia di altre vittorie di cui purtroppo non abbiamo le immagini. Bel weekend per il team Colpack tra i dilettanti, che ha messo a segno una bella doppietta. Il sabato ha vinto Gianfranco Ziglioli, la Parma alla Spezia, e domenica invece vittoria di Nicola Ruffoni nel giro dei tre ponti a San Donà di Piave. Altra bella vittoria, ma tra gli allievi, per il bergamasco Francesco Bonandrini, che ha vinto a Casale Litta e ha completato la bella domenica per la Valseriana di Albino, che come abbiamo visto prima dalle immagini già aveva vinto con Rostozev anche a Casazza. E siamo arrivati alla fine di questa lunghissima puntata di BCTV. Spero vi sia piaciuta, spero di ritrovarvi settimana prossima, ma adesso ci sono anche le immagini dei giovanissimi. Io intanto inizio a salutarvi. Beh, un saluto da Valerio Villa. E da Giorgio Torre. Arrivederci alla prossima e godetevi quest'ultima clip.